7, 1 su 8 per Saša Danilović, 15 secondi al termine, Pesaro può giocarsi la partita in questa azione. 71 a 71, Carton Myers, scontro i duri sotto canestro, pochi secondi ormai, 2-1, l'ultimo tiro di Myers sulla sirena e a segno. Carton Myers realizza allo scadere il canestro della vittoria per la Scavolini Pesaro sulla Knorr Bologna, incredibile. 73 Scavolini Pesaro, 71 Knorr Bologna. Workman, la Scavolini ovviamente sceglie di manovrare con calma il pallone. Workman, 20 secondi al termine, mancheranno ancora 4 secondi, però attenzione, Workman, 15 secondi, Workman, 10 secondi per l'azione, 7 per l'azione, 10 per la partita. Myers, Myers tira subito, Carton e realizza, Myers realizza, 20 punti, è finita, la Scavolini ha vinto anche questa partita, incredibile, ancora una volta Carton Myers all'ultimo secondo, Carton Myers ancora all'ultimo secondo, incredibile, ancora una volta la Scavolini come a Bologna all'ultimo secondo è riuscita con un canestro identico a quello che Myers ha segnato a Bologna a vincere la partita, incredibile, perché ci voleva, vediamo 10 secondi. 10 secondi, 9, un punto solo, dunque basta un canestro da 2, Carton Myers, 3 secondi, 2, al tiro all'ultimo secondo, e ovviamente, come dice lui, a braccia aperte, ovviamente ho fatto canestro. Doveva segnare Carton Myers, e se non andiamo errati, sono 3 partite di fila che Carton Myers vince con un canestro all'ultimo secondo, con la squadra sotto. Pazzesco. Allucinante, veramente incredibile, veramente. Ha vinto contro Bologna con un canestro all'ultimo secondo, contro Milano con un canestro all'ultimo secondo, qui addirittura aspettando proprio lui. 12 secondi per la Scavolini, 12 secondi da giocare, 12 secondi. Workman, Workman, Carton Myers, 4 secondi, 3, Carton Myers va dentro, tira e realizza ancora una volta Carton Myers all'ultimo secondo, incredibile, ancora. Pesaro, 36 punti, Carton Myers, la partita in mano, 87 pari, mancano 9, 8, vedete voi, vai, dicono i tifosi, Myers, sforzo, tiro, segna! Tempo, Carlton Myers, 23 punti per Carlton Myers, 89, 87, una vittoria strappata con le unghie dalla Scavolini Pesaro. Tiro Scavolini, da 82 pari Scavolini, redini in mano, Carlton Myers, va lui, aspetta, non tira in fretta, fanno il fallo tattico, non penso, 5, va Carlton Myers, arresto, tiro, segna, Scavolini in finale, 84-82, il grande, mitico Carlton Myers elimina la Stefanel, una festa terrificante in campo, Carlton Myers con 39 punti, veramente il maestro di questa partita, diamo subito la linea alla regia. Secondi al termine, la Scavolini può avere l'ultimo tiro, lo farà Myers, posso giurarlo. 7 secondi al termine, Myers, 6 secondi, forza, parti Carlton, parte Carlton, sale alto, sì, 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 la Scavolini in finale, Myers mostruoso, Myers mostruoso, Myers mostruoso, invasione del campo, Myers, mamma mia che giocatore, 39 punti Myers. Amici sportivi, benvenuti al Palasport di Pesaro. Gara numero 2, playoff scudetto fra Scavolini Pesaro e Buckler Bologna. Adesso abbiamo una premiazione da osservare qui. Commento tutto. La Luxottica Cup presentata da Marisa Del Vecchio, figlia di Leonardo Del Vecchio, proprietario, presidente Luxottica Cup. Già premiato Franco Marcelletti della Glaxo Verona, miglior allenatore dell'anno. Adesso, come sentite dal boato, premiato come miglior giocatore dell'anno, Carlton Myers,
proprio dalla Scavolini Pesaro. Hanno votato per questo premio i 32 capitani di Serie A, 32 capi allenatori, 35 giornalisti e anche l'allenatore della squadra nazionale, Ettore Messina. Quindi grandissimo premio, complimenti a Franco Marcelletti, allenatore dell'anno, complimenti a Carlton Myers, il giocatore dell'anno. Finita la premiazione, finito il nostro discorso, diamo subito la linea a Maria Leitner.